Confermi la destinazione, Shepard. Il segnale di riconoscimento del razziatore è online, ma è possibile che la Normandy non sopravviva al portale di Omega 4. Una volta varcato, non ci sono ripensamenti. I collettori hanno rapito il mio equipaggio. È tempo di riprendercelo. Ben detto, comandante. Imposto la rotta per il portale di Omega 4. Tempo previsto, circa 2 ore. Vi farò sapere quando arriviamo. Shepard. Non ti aspettavo, Jack. Stavo pensando a te. Forse hai ragione. Io ho bisogno... È tutto a posto. Basta domande. Shepard, vorrei avere più informazioni per te. Non mi piace che tu attraversi alla cieca il portale, ma non abbiamo molta scelta. Ci occuperemo di qualunque cosa ci attenda. Nonostante il pericolo, è una grande opportunità. Il primo umano a guidare una nave attraverso e sopravvivere. Vado per distruggere i collettori, per fermare i loro attacchi contro l'umanità. Ricevuto. È comunque notevole. Volevo solo che sapessi che apprezzo il rischio che corri. Nonostante la tua opinione su Cerberus, su di me, sei una risorsa preziosa per tutta l'umanità. Fa attenzione, Shepard. Avviciniamo al portale di Omega 4. Tenetevi pronti. Procediamo pure. Segnale di riconoscimento del razziatore attivato e confermato. Comandante, il nucleo motore si è appena acceso come un albero di Natale. Carica elettrica del nucleo motore a livelli critici. Sto reindirizzando! Prepararsi alla decelerazione. Ci è mancato poco. Queste devono essere tutte le navi che hanno provato a varcare il portale di Omega 4. Alcune sembrano antiche. Ho rilevato una fonte energetica vicino ai bordi del disco di accrescimento. Deve essere la base dei collettori. Portaci più vicino per vederla meglio. Con calma. Attenzione, Jeff. Abbiamo contatto. Inizio delle manovre evasive. Ora mi stanno facendo incazzare. Ida, polverizza quei bastardi. Basta che il nuovo rivestimento regga. Vogliono un altro scontro. Coraggio, bella, accontentiamoli.
sul ponte macchine. È nella stiva! Prenderò una squadra e mi occuperò degli intrusi. Tu segui negli altri. Agli ordini, comandante. Ulteriormente l'attenzione. Ho rilevato dei nemici diretti alla stiva. Ci risiamo. Stavolta tocca a Shepard. Siamo stati individuati. Eccola lì, la base dei collettori. Cerca di atterrare senza farci vedere. Troppo tardi, sembra che stiano inviando un vecchio amico ad accoglierci. Cannone primario. Allora, che ne dite, figli di puttana? Diamogli il colpo di grazia. Tenetevi forte, sarà come sulle montagne russe. Sono offline. Ida, dimmi qualcosa. I generatori non rispondono. Joker, tutto bene? Credo di essermi rotto una costola. Ho tutte diversi quante. Diversi sistemi primari sovraccaricati durante lo schianto. Le operazioni di ripristino richiederanno del tempo. Sapevamo tutti che poteva essere un viaggio di sola andata. Farò tutto il necessario per fermare i collettori, ma intendo uscirne vivo per raccontare. Sono lieto che sia tu a comandare. E adesso? Joker.
Tu e Ida riporterete online la nave. Miranda, raduna tutti gli altri nella sala briefing. Ci serve un piano. Come avevamo previsto, ma la situazione ormai è questa. Non possiamo preoccuparci se la Normandy riuscirà o meno a riportarci a casa. Siamo venuti qui per fermare i collettori e questo significa elaborare un piano per distruggere questa stazione. Ida, mostraci la tua scansione. Raggiungendo questo centro di controllo principale, dovreste riuscire a sovraccaricare i loro sistemi primari. Questo significa raggiungere il cuore della stazione, oltre questo enorme picco energetico. Quella è la sala centrale. Se il nostro equipaggio o i coloni sono ancora vivi, probabilmente i collettori li avranno portati lì. Sembra che ci siano due strade principali. Credo che sia il caso di dividersi per confondere i collettori, riunendoci poi nella sala centrale. Non va bene, entrambe le strade sono bloccate. Vedi queste porte? L'unico modo per oltrepassarle è mandare qualcuno ad aprirle dall'altro lato. Qualche esplosivo ben piazzato dovrebbe aprire la strada. Non abbiamo abbastanza cariche a bordo per creare un'esplosione in grado di danneggiare i muri interni. Se non possiamo aprirci la strada con la forza, useremo la furtività. Qualcuno dovrà infiltrarsi usando questo condotto di ventilazione. Praticamente una missione suicida. Mi offro volontario. Apprezzo il pensiero, Jacob, ma non riusciresti a disattivare in tempo i sistemi di sicurezza. Dobbiamo mandare un tecnico esperto. La scelta è tua, comandante. Chi manderemo nel condotto? Serve qualcuno in grado di bypassare il sistema di sicurezza. Tali, vai tu. Non ti deluderò. Dividiamoci in due squadre e combattiamo in entrambi i passaggi. Dovrebbe attirare l'attenzione dei collettori lontano da te. Io guiderò la seconda squadra, Shepard. Ci rivedremo dall'altro lato delle porte. Non tanta fretta, cheerleader. Nessuno vuole prendere ordini da te. Questo non è un concorso di popolarità. Ci sono in ballo delle vite, Shepard. Ti occorre qualcuno che possa ispirare lealtà grazie all'esperienza. Jacob, tu sarai a capo della seconda squadra. Buona fortuna, Taylor. Vediamo se sei già pronto per il comando. Una volta dentro ci scaglieranno addosso tutto quello che hanno. Se saremo deboli, se saremo lenti, se esiteremo, moriremo. Non sappiamo quante persone i collettori abbiano rapito. Migliaia, centinaia di migliaia. Non ha importanza. Ciò che importa è questo. Non ne rapiranno altre. È questo che faremo, qui e oggi. Finirà qui. Vogliono scoprire di cosa siamo fatti? Io dico di mostrarglielo, ma a modo nostro. Porteremo a casa la nostra gente.